Grazie Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi. Noi, come gruppo del Partito Democratico, apprezziamo il lavoro che sta facendo con fatica, signor Ministro. Come lei è solito dire, noi non siamo una Repubblica centralista come la Francia, non siamo uno Stato federale come gli Stati Uniti, siamo uno Stato con una forte autonomia regionale, in cui si lavora e si cresce con la leale collaborazione. La leale collaborazione, che è una peculiarità italiana, ma presuppone responsabilità e fatica. Fatica del tenere insieme tutti. Le sue parole, signor Ministro, lo voglio dire, per noi sono parole puntuali e responsabili. Troviamo generico e demagogico l'atteggiamento di chi cavalca le battaglie che di volta in volta ritiene più popolari, fuggendo dalle responsabilità di governo. Noi siamo abituati a prenderci le responsabilità per i ruoli che abbiamo e credo che questo lo debbano fare tutti. Abbiamo apprezzato le regioni che hanno collaborato con disponibilità in questo lavoro e che hanno avviato i dati e le informazioni con la serietà e la competenza che è la loro richiesta. Abbiamo meno apprezzato altri atteggiamenti. Signor Ministro, qua non si sta ridicolizzando nessun comparto. Sappiamo benissimo che ci sono difficoltà, che ci sono sofferenze, il governo è impegnato e il Parlamento sarà impegnato per aiutare i settori che soffrono. Chiediamo che i fondi a cui lei ha fatto riferimento, che arriveranno nell'ambito del Recovery Fund, siano gestiti non solo nei palazzi romani, ma con un procedimento che veda il Comitato Interministeriale degli Affari Europei, il Consiglio dei Ministri, questo Parlamento, lavorare con tutte le regioni e con le autonomie locali, anche con tutti i sindaci. Non vogliamo soldi a Concluda. pioggia su tutto il Paese, ma vogliamo risorse impegnate per un grande ammodernamento infrastrutturale, come lei ha citato, un grande ammodernamento amministrativo di questo Paese, indispensabile per Ringrazio. farci uscire dalla situazione di emergenza. Grazie.